Quindi il presidente del Comitato Tutela della Salute e dell'Ambiente della Vallesina, lei ci ha espresso quanto questa proposta di riconversione dello zuccherificio Sadam sia insostenibile a livello sia lavorativo quanto ambientale ed economico. L'avete fatto presente a diversi gradi. Qual è stata la risposta che avete ricevuto sia dall'amministrazione comunale ma anche dalla regione e dalla stessa azienda Sadam? Dunque, l'amministrazione regionale, dell'amministrazione regionale abbiamo contattato l'assessore Petrini, che peraltro, assessore all'agricoltura, che peraltro è cosa nota, sponsorizza in prima persona la creazione di questi impianti, si è speso anche in maniera molto compromettente, secondo me, per lui, per ciò che riguardava l'impianto di Fermo e da, diciamo, contatti che abbiamo avuto, sembra molto favorevole anche questa riconversione di Iesi. Lo ribadisco, sempre in assenza di un piano industriale, quindi sarebbe interessante capire come questa persona si crei queste convinzioni. Quindi sostanzialmente la Regione non ci ha dato risposte particolari di altro genere. Diciamo che a livello comunale, la questione è stata posta, come già detto, al Consiglio Comunale, aperto del 30 di luglio, e sostanzialmente sia il Sindaco sia l'Assessore Olivi hanno reagito, con ostilità alle proposte, alle idee, alle richieste, alle domande fatte dal Comitato. Così non si può dire di quelli che sono i consiglieri spesso di maggioranza e di opposizione. Perché in realtà abbiamo notato c'è una frattura anche all'interno della stessa maggioranza, in quanto molte persone si sono rese conto della gravità, diciamo, della proposta, fatta da Sadam, e in qualche maniera paventano, l'entrata in funzione di un impianto di questo tipo. È chiaro che poi i giochi politici sono molto complessi e portano, le persone a pigliare le posizioni e altre a pigliarne altre. È chiaro che noi come Comitato faremo di tutto perché queste posizioni contrarie all'intervento della Sadam, emergano. È singolare l'atteggiamento del sindaco, che è andato al di là di quelli che sono comportamenti anche di buon tono istituzionale, sia nei confronti di consiglieri di maggioranza e di opposizione, perché ricordiamo lo sgarbo che ha fatto, diciamo, al presidente della cosiddetta commissione politica che si doveva occupare, della questione Sadam, Paolo Cingolani, piuttosto che allo stesso vicepresidente, l'avvocato Massacesi, che sono rispettivamente l'uno del PD, l'altro di Alleanza Nazionale, che non sono stati invitati all'insediamento della cosiddetta commissione tecnica, su cui noi abbiamo molto da ridire perché riteniamo totalmente inadeguata a questo lavoro. E poi, se volrete, ne riparleremo in E un'altra non si è ancora occasione. pronunciata neanche questa No, la commissione. commissione tecnica non si è pronunciata per il motivo molto semplice, che non ha un piano industriale su cui lavorare, per cui ci domandiamo, tra l'altro, a spese dei cittadini, che cosa facciano. Probabilmente giocheranno a carte, perché non ci sono altre cose che possano fare in mancanza di un piano industriale su cui ragionare. Da parte della Sadam invece? Da parte della Sadam è stato interessante scoprire, sempre in occasione dell'insediamento di questa commissione, a cui invece, guarda caso, la Sadam, pur essendo parte terza, era invitata, si è presentata con un mezzo di ritardo, davvero a padroni di casa. È stato interessante scoprire come la Sadam, di fronte alla nostra richiesta di accesso agli atti presentati in comune, abbia opposto niente poco di meno che il segreto di Stato, richiamandosi a un decreto, promulgato dal governo Prodi, a Camere già sostanzialmente sciolte, che, puntava alla protezione dei siti di interesse strategico per la produzione di energia. Dico che la cosa è molto interessante perché il comune, nella fattispecie gli uffici, addetti, insomma, a vagliare la nostra domanda di accesso agli atti, hanno contestato questa scelta da parte della Sadam, dichiarando che il Comitato, in quanto portatore di interessi diffusi, aveva tutto il diritto di accedere agli atti, e intimando alla Sadam di dare entro 10 giorni una motivazione per questa richiesta del segreto di Stato. L'azienda non ha risposto, e con questo diciamo che ha avuto il danno in luce addosso, perché sicuramente ha mostrato una scarsa propensione alla trasparenza, e senza peraltro averne i vantaggi che uno si sarebbe potuto attendere, un atteggiamento di questo tipo, un atteggiamento che noi troviamo dilettantesco oltre che poco trasparente.
Quali sono eventualmente le soluzioni che proponete? Allora, su questa questione è bene essere molto chiari. Noi ci siamo sentiti molte volte etichettare come il comitato del no, con commenti del tipo: ma dice, se voi siete così contrari, che cosa proponete in alternativa? Allora, bisogna essere precisi. Noi ci siamo fatti un'idea delle alternative che si potrebbero proporre al posto di questa riconversione, e ricordiamo che questa riconversione è stata voluta da Sadam, ma nessuno ha imposto una riconversione di tipo energetico, potrebbero fare altre riconversioni. Noi ci siamo fatti delle idee, ma non intendiamo proporle in prima istanza, perché riteniamo che non sia nostro compito. Un comitato come il nostro deve garantire la salubrità dell'aria, la salubrità dell'acqua, deve garantire